connesse al 250° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. D'armonia con i più alti valori umani, cui anche la Guardia di Finanza si ispira. Illustre autorità, gentilissimi ospiti, vi porgo un sentito ringraziamento per essere intervenuti a questa significativa cerimonia di messa a dimora di 250 alberi all'interno della splendida cornice della riserva naturale orientata dei laghetti di Marinello. È un luogo questo che ha ispirato da sempre per la sua bellezza illustri poeti, semplici viandanti o ferventi credenti. Io stesso, credetemi, ogni volta che salgo verso il santuario non riesco a non rimanere incantato dalla straordinarietà dei colori che lo caratterizzano. Quest'anno ricorre il nostro anniversario più lungo e più importante della nostra storia, è un numero tondo, un numero importante. E altrettanto importante è il numero degli alberi piantati in questa zona, che è con un grandissimo lavoro fatto insieme ai colleghi della forestale, del Corpo Forestale della Regione Sicilia, ha consentito di recuperare un'area che lo scorso anno era stata fortemente incisa da un violento incendio e di ripiantumare quest'area con degli alberi sempreverdi che rappresenteranno appunto non soltanto la presenza della Guardia di Finanza simbolicamente, ma anche un segno di rinascita rispetto a un territorio devastato. Dobbiamo imparare sempre dal passato, dobbiamo prendere le cose migliori che il passato ci ha lasciato e ci ha insegnato e impegnarci quotidianamente in una lotta per difendere tutti i cittadini onesti, tutti gli operatori economici onesti, e questo è l'impegno della Guardia di Finanza, ma in realtà di tutte le forze dello Stato che quotidianamente si impegnano affinché i cittadini onesti possano avere una vita tranquilla e regolare. Oggi in questo spettacolare scenario tra i più belli della Sicilia si svolge un'altra bellissima, suggestiva cerimonia, semplice ma nello stesso tempo fortemente simbolica. Viva la Guardia di Finanza! È un momento simbolico, però è altrettanto importante proprio perché vuole rappresentare la vicinanza delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza in occasione, tra l'altro, del loro più importante anniversario, i 250 anni di fondazione del Corpo, ai territori, alle popolazioni e particolarmente qui a Patti, che, come ho ricordato, è un territorio che spesso è devastato dagli incendi, incendi che bruciano le case ma bruciano soprattutto gli alberi, che sono le nostre sentinelle sul territorio, perché gli alberi ci danno la protezione dalle frane, ci danno ovviamente aria pulita, come ho ricordato, e quindi la cerimonia suggestiva, semplice, ha voluto dare una testimonianza appunto di questa vicinanza. Adesso questo è il gesto simbolico. Oggi abbiamo assistito a un gesto simbolico, però dal forte segno di speranza. Non solo simbolico ma anche molto concreto in termini di vicinanza alla comunità pattese. Oggi simbolicamente festeggiamo i 250 anni di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, ma allo stesso modo in maniera estremamente concreta cerchiamo di dare un nostro contributo rispetto a un territorio che è stato fortemente colpito l'anno scorso da devastanti incendi. Quindi in questo modo non solo mostriamo quanto la Guardia di Finanza ci tenga alla tutela non soltanto sul fronte economico ma anche ambientale delle sue comunità. Cosa è cambiato rispetto al passato per la Guardia di Finanza? È molto più accentuato il tema della prossimità. Per poter sintetizzare il cambio che è intervenuto all'interno del corpo, non c'è più soltanto l'anima di tipo repressivo, che è comunque presente rispetto alle varie competenze, ma c'è anche tantissima attività di prevenzione. Prevenzione di prossimità alle esigenze della popolazione. Sicuramente anche un grosso contributo lo dà a livello ambientale.
Assolutamente, i reparti della provincia di Messina sono fortemente impegnati nella tutela ambientale, non soltanto rispetto al sequestro di numerose discariche abusive, ma anche sul fronte della tutela del patrimonio mare, con una serie di discariche abusive e di depuratori non funzionanti. Momenti come questi devono ricordare che, al di là dell'aspetto simbolico, al di là dell'aspetto culturale, che non bisogna mai abbassare la guardia nei confronti di quello che potrebbero essere le fragilità e la criticità di un territorio. L'auspicio, l'augurio è che ciò che si è ripetuto negli anni scorsi non si ripeta. Oggi godiamo dell'attenzione importante da parte delle istituzioni, non possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi che la Guardia di Finanza, nel suo 250° anniversario della nascita del Corpo, abbia scelto Patti per questo momento. Questo testimonia il grande rapporto istituzionale che c'è con i vertici della Guardia di Finanza e con i vertici provinciali anche della Forestale, che insieme unitamente al Vescovo di Patti, a sua eccellenza Monsignor Giumbanco, hanno deciso di considerare Patti centrale proprio per questa manifestazione.